Sull'addio al calcio, sto bene. Aspetto le ultime partite con la Slovacchia. Non so se sono un monumento del mio paese, ma sono orgoglioso di quello che ho fatto con la squadra nazionale. Continuerò a giocare con il mio club prima di addio, ma non ci sto ancora pensando. Presto avrò 36 anni. Penso che l'addio al calcio si stia avvicinando e vorrei fare un addio al calcio a Napoli. Sul passato a Napoli, ricordo tutti con grande piacere. Ognuno di loro mi ha lasciato molto. La Slovacchia ha anche preso un allenatore italiano e siamo in un periodo di cambiamento. Stiamo lavorando con il signor Calzona per prepararci per i prossimi impegni. Siamo pronti a faccia il Montenegro. Ogni allenatore mi ha dato molto. A partire da Reija, che è diventato mio padre perché ero giovane e credevo nei miei mezzi, e mi ha sempre fatto giocare. Con Sarri mi sono davvero divertito molto. Su oggi Napoli? Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli come questo. La compagnia è stata fantastica perché ha trovato gli uomini giusti sul mercato e stanno andando molto forti. Inizia. Ma se inizierà quando ha finito? Sarà molto difficile per gli inseguitori. Osimhen ha tutto. Fisico. Velocità. È duro e cattivo. Ha tutto e anche segna molto. Micheli e Spalletti mi hanno chiesto da Lobotka e tutti hanno creduto in lui. Con Spalletti ha trovato serenità e spirito giusto e sta andando molto bene. I don't know if it is the strongest Napoli Dente De Laurentiis era. But the company is doing a great job and can certainly win the scudetto. I will return this summer and I hope to celebrate together with all the Neapolitans. A ottimo saluto a tutti e forza sempre Napoli. In futuro come manager, io il presidente De Laurentiis ci siamo promessi di sentirci quando mi fermo per un possibile futuro a Napoli.